parchi pistoiesi presi d'assalto per trascorrere la Pasquetta, chitarre, giochi e tanto cibo. Cosa avete portato di buono? E oggi ho fatto un po' di farro, pesto e tonno. E come avete scoperto questi parchi pistoiesi? Allora, grazie al nostro nipote, il parco, il lago, e ci ha indicato lui. Che menù avete portato? Questo sarebbe il nostro casatiello napoletano. Poi c'è il vino paesano, quello che facciamo noi nelle botte. Il tempo clemente ci ha portato fuori all'aria. Sì, sì, oggi si sta proprio bene. Cosa avete portato? Cosa avete mangiato? Di tutto, per bambini, per mangiare, tutto. Che cosa hai mangiato? La panna cotta, la schiacciata, la pizza. Sì, essendo partenopei, il casatiello per noi è tradizione a Pasquetta. Quindi casatiello, e salame, salsiccia, insomma tante cose poco salutari. Lunedì di Pasqua particolare qui a leggere sull'erba. Sì, sono venuto a Pistoia, ero venuto a trovare la mia amica e poi ho detto vabbè che fo, allora mi vado a leggere un libro all'aperto. Abbiamo provato ad andare allo zoo di Pistoia ma era impraticabile, perciò ci siamo fermati qua. Io sono milanese e siamo venuti con gli amici a Pistoia. Abbiamo mangiato, poi qualcuno sta anche già dormendo, tra l'altro è anche stanco, Simo, riposati un po' per favore. Siamo coi bimbi un po' all'aria aperta, ci stiamo divertendo. Hai preparato te da mangiare o l'ha presa al bar? No, no, guarda, sono le teglie delle lasagne, vai a vedere, lasagne e cannelloni, fatti io. Pasta alla pomarola, couscous e panini. Un buon modo di stare tutti insieme, loro sono tornati da Siena, io torno da Bologna e così passiamo un po' di tempo insieme, mangiamo tranquillamente. Abitiamo tutti fuori provincia, però appunto per le feste siamo rientrati e festeggiamo questa giornata di sole, insomma facendo un picnic tutti assieme. Ecco. Questa scelta del parco? E per stare un po' all'aperto, sì, si sta bene, c'è l'aria pulita, si sta bene, vero Chiara?